Buongiorno a tutti, qui è la Win e no, non è il nuovo video di Time Hollow, che è una nuova forse serie che farò forse a tempo perso praticamente, che boh, volevo provare a portare, ovvero Fire Emblem Gaiden, ovvero il secondo gioco di Fire Emblem mai esistito, uscito solo in Giappone per NES, ed è questa è una patch inglese del gioco. Ora, per chi magari conosce la serie di Fire Emblem più recentemente, dei giochi più recenti di Fire Emblem, avrà presente, presumo, forse Fire Emblem Echoes, Shadow of Valencia. Ecco, questo è il gioco originale, cioè Shadow of Valencia è il remake, reboot di questo gioco. Essendo i giochi abbastanza vecchi di Fire Emblem rispetto a quelli odierni, sono molto diversi tra di loro e molto inusuali. Per certi versi, anche più simili magari agli RPG dell'epoca. Questo è un gioco tipo, mi pare del 1991, tipo, insomma, piuttosto vecchio, degli anni 90. E questo è appunto il secondo capitolo della saga. Per chi non conoscesse Fire Emblem, spiego brevemente di che cosa stiamo parlando. Allora, la serie di Fire Emblem è una serie di casa Nintendo che è un RPG strategico a turni. Sì. Cioè, un RPG strategico in cui noi controlliamo delle unità, ognuna con il proprio nome, caratteristiche e dettagli vari, che muoviamo sul campo di gioco come se fossero soldatini o pedine, diciamo, di scacchi, detto brutalmente. Ognuna con le sue caratteristiche. In particolare, Gaiden è un gioco assolutamente atipico. Io avevo già iniziato tempo fa, non l'ho portato a termine, quindi ancora non so tutto quanto. Diciamo, non ho ancora visto eventuali grandi colpi di scena, se ci sono. Però già comunque sia presente più o meno alcune particolarità, alcune meccaniche che andrò un po' magari a spiegare durante il tentativo di gioco, insomma. Una piccola nota: di default ci sono due modalità in Gaiden. Faccio la modalità normale. Di default abbiamo la modalità normale. Ma se in questa schermata d'inizio, quando facciamo un nuovo gioco, se premiamo in teoria in contemporanea alcuni pulsanti che sono i pulsanti Start, Select ed A, cioè se premiamo Start, Select e contemporaneamente premiamo A per salvare il nuovo gioco, dovrebbe sbloccarci la possibilità di giocare in modalità facile. Ed è quello che voglio fare, perché il tentativo che ho già fatto l'ho fatto in modalità normale, ma non è tanto questione di difficoltà quanto di noia, perché in questo gioco, come per esempio in Secret Stones, puoi fondamentalmente farmare esperienza, e nella modalità normale devi farmare esperienza, perché le unità veramente guadagnano tipo 3 esperienza per una lotta. Ed è esasperante, lungo, eccetera. Mentre invece in modalità facile non ha l'esperienza, diciamo, è raddoppiata, o se vogliamo, non è dimezzata, cioè è molto più facile, è meno stressante, perché veramente farmare esperienza in modalità normale è veramente esasperante. Non è difficile, è esasperante e basta. Quello, e c'è anche un altro fattore, ma di questo poi ne parleremo quando si ripresenterà. Allora, nell'emulatore che utilizzo i pulsanti sono A, S per Start, Select e F per A. Quindi, ok, nuovo gioco. Il file 1 è quello dove avevo già iniziato. Proviamo a fare il file 2. No, ho sbagliato. Ok, appunto, c'è la possibilità, adesso controllo che mi sta registrando, sì, ok, i dubbi, di selezionare normale o facile, appunto seleziono facile per i motivi sopracitati. Capitolo 1, A Sofia. Ci sono in tutto 5 capitoli, credo che questa cosa ci sia anche in Shadow of Valencia, non lo so, perché io il gioco per il remake per 3DS non l'ho giocato, perché sono povera. Adesso Sofia. E appunto, ok. Questo è il suo trono. Riposati. Il tuo allenamento con la spada è finito. Non so la pronuncia dei nomi, io li pronuncio come mi vengono dal cuore, perdono. E inoltre, poiché questo è appunto un gioco vecchio, e la traduzione in parte è stata per me fatta prima che uscisse Echoes
incoerenze, insomma, alcune traslitterazioni sono strane o sono diverse da quelle canoniche, diciamo, attuali, oppure da quelle che prendevate in Eros. Io mi riferirò a quando l'ho presa, anche magari in quella in Eros, perché quello, cioè, questo mi sto ricordando. Vai a giocare, ma non lasciare il villaggio. I banditi sono nei paraggi. Ok, i banditi sono un tipo costante dei giochi di Fire Emblem, cioè non c'è un gioco di Fire Emblem, ci sono sempre i nemici come i banditi di solito come nemici iniziali. Ok, ripete le stesse cose, sì. Ok. Intanto, come potete vedere, i personaggini sono diversamente da altri giochi di Fire Emblem, cioè effettivamente delle mappe di zone, cioè zone proprio tipo RPG classici di una volta, dove non ci sono nemici, dove semplicemente cammini con le frecce e basta. Noi vediamo intanto la nostra unità, il nostro eroe, primo eroe principale, e anche a livello 1.8 HP. E una piccola particolare di questo gioco, i growth rates, ovvero cioè le crescite, quando un'unità sale di livello ci sono delle percentuali secondo cui una determinata statistica cresce. Le percentuali di crescita di questo gioco sono tra le più, penso siano le più basse dei giochi di Fire Emblem, a parte forse, a parte magari i curatori nel primo Fire Emblem, cioè sono veramente bassissime. Alm ce le ha molto buone, ha un 50% di crescita in HP, un 35% in forza, un 40% in abilità, un 30% in velocità, un 20% in fortuna e un 30% in difesa e 0 in resistenza, perché in Fire Emblem 1 e in Fire Emblem 2 c'è questo, la resistenza è considerata come una statistica a parte, cioè qui viene chiamata difesa magica. E praticamente tutti i personaggi hanno 0% di crescita di resistenza, non può crescere a parte se tramite oggetti o cose del genere. In questo caso credo, in questo gioco, tramite alcune statue. Classe Fighter, lottatore combattente, cioè non è il classico Lord, non so perché. Buono, a parte con 10 di forza, che non è male, però appunto le basi sono in buona parte quello che andrà a determinare effettivamente la forza stavolta dell'eroe, i casi di crescita così mediocri. E per il resto oggetti, data e salva. Andiamo a parlare in giro. Ehi Alm, senti questo ragazzo. Guarda questo ragazzo. Ehi Alm, ok, dicono tutti la stessa cosa. Monotematici. Lo spero. Luca sarebbe in realtà Lucas. L'infame generale Dozer ha iniziato un colpo di stato. Il castello di Sofia è stato catturato e il re è stato ucciso. Abbiamo formato una forza di liberazione per combattere contro Dozer, ma non è abbastanza buona. Quindi sono venuto qui a chiedere al generale Mitchell di aiutare. No. Quindi andiamo a sentire il nonno cosa dice. La cosa bella è che tipo appunto successe queste cose in un dialogo così strabreve e non stupitevi troppo. Cosa? Unirmi alle forze di liberazione? Non. O unirti, perdono, alla forza di liberazione? Non te lo consento! La guerra porta solo dolore. Eh sì, ma qui hanno fatto un colpo di stato. Tanto loro qua si sono mossi. Non va bene, eh? Mannaggia. Lord Mission con l'età è diventato un codardo. Pensare che fosse chiamato una volta l'eroe di Sofia. Dettaglio che sto solo inserendo per inserire un minimo di sottotrama. Che. Aspetta, mi unirò io al posto del nonno. Verrai al suo posto? Grazie. I miei compagni ne saranno lieti. Andiamo alla base della liberazione. Il soldato Luca si è unito a te. Ok, abbiamo una nuova unità. Magari ne parlo un attimo perché tutte queste sono reclutabili e allora lo facciamo. Cliff. Credo che sia sempre qualcosa tipo Cliff anche adesso. Io? Beh, va bene, verrò con voi. Ma aiutatemi se vado nei problemi, se vado nei guai. Abitante del villaggio Cliff. Unità. Non so come tradurlo esattamente. Abitante del villaggio. Un villaggio probabilmente lo lascerò in inglese, ok. Ma certo che veniamo tutti anni, il nostro leader. Robin, mi pare che si chiami Tobin, credo. No, Robin è il nostro Robin, mi sa. Andiamo a riprenderci il castello di Sofia.
Gray, sei rimasto Gray. Alm, vengo con te. Il villaggio è destinato ad essere attaccato. Anche il villaggio è stato destinato ad essere attaccato. Quindi, per prima cosa, dobbiamo sconfiggere quel tipo di nome dose per evitare questo villaggio. Abbiamo ottenuto tutta una serie di unità. No, rank. Ok. Allora, Luca e Robin sono già a livello 2, Gray è inutilmente a livello 5. Parliamo un attimo di queste nuove unità prima di entrare in battaglia. Allora, Luca è un soldato. In questo gioco soldato è una classe base che promuove cavaliere, insomma, unità con l'armatura che a sua volta in barone. Luca è abbastanza buono, mi pare, come unità, insomma, quando l'ho usato era abbastanza buono e i suoi libri comunque già i tassi di crescita sono 40% in PS, 30 in forza, 20 in 20 in abilità, 10 in velocità, 10 in fortuna e 20 in difesa. Ma parte con una difesa pari a quella di Alm e una forza pari a quella di Alm, che non è malvagia, cioè considerate che Alm è molto buona come unità di difesa. Poi abbiamo Cliff, questi sono i tre abitanti del villaggio. Dei tre, Cliff è il migliore, Gray è il mezzano, Robin è il più mediocre. Gli abitanti del villaggio possono promuovere, diciamo, più o meno casualmente in maghi, arcieri, mercenari, cavalieri o soldati. Cliff lo farò diventare un mago, per un motivo che vi spiegherò in seguito. Robin, essendo così mediocre, credo che lo farò diventare un arciere, perché in questo gioco gli arcieri sono molto forti. Gray penso di farlo diventare un mercenario, perché se no non trovo altri mercenari, se non erro. Il mio precedente tentativo era un cavaliere, non era malvagio, cioè fantino, insomma, su cavallo, non era malvagio, ma per diversificare maggiore forse proverò a farlo diventare mercenario. Adesso vedremo. Tassi di crescita, magari questi boh, li scriverò, perché comunque se non voglio stare a parlare troppo e visto che è uno strategico su cui sto già perdendo troppo tempo senza farvi vedere esattamente com'è il gioco e mi sto impappolando. Ok, tornando a noi, bando alle ciance e andiamo. Entrare nei boschi Ram. Molti nomi vengono un po' tagliati per via del fatto che di default in giapponese sono con ideogrammi, quindi non c'è tanto spazio. Allora, siamo finalmente scesi sul campo di battaglia. Qui abbiamo i nostri tre abitanti del villaggio, questo è Alm e questo è Luca. I tre abitanti del villaggio sono indistinguibili, a meno che non ci cliccate sopra, in tal caso vicino. Allora, in questo gioco, diversamente da altri giochi di Fire Emblem, ogni eroe nasce con la sua arma. Cioè, Alm e i tre abitanti del villaggio, fin tanto che sono abitanti del villaggio, hanno la spada. E praticamente non si sa per quale motivo in questo villaggio hanno tutti una spada incorporata, mentre invece Luca come soldato ha la lancia come arma di default. Di default hanno un'unica arma che è unica cioè ogni unità, a parte un'eccezione, può usare una sola arma e è indistruttibile. Diversamente da altri giochi di Fire Emblem non ci sono usi, eccetera. Hanno un'arma che non si può disequipaggiare ed è indistruttibile. Allora, questi invece sono i nostri nemici che usano Ash. Da quel che ricordo, in questo gioco noi non avremo mai unità che usano Ash, ma non voglio fare spoiler, non voglio dire boiate. Detto questo, cominciamo ad arrivare. Allora, vorrei far arrivare Robin al 3, Cliff pure, e magari dare un po' di esperienza, essendo un Lord. Bello, che c'è il 2, però già un po' di esperienza mi fa schifo. Mettiamolo nel bosco, che ora proviamo a portarci avanti e una piccola nota per sempre chi giochi di Fire Emblem. In questo gioco non esiste il triangolo delle armi, cioè il triangolo delle armi è stato introdotto con Fire Emblem 4, mi pare, con Genealogy of the War. Non, oddio, non voglio dire vogliato, mi pare è stato introdotto con Genealogy of the Holy War, quindi Fire Emblem 4. In generale in questo gioco non c'era ancora triangolo delle armi e quando finisci di muovere l'unità non è che il turno non finisce in automatico, ma devi andare a fare il fine turno. Per ora diciamo questo.
che è il ladro che per qualche ragione usa l'ascia, cioè, diciamo il bandito, ci attacca, ma ha fatto una scelta, una mossa sbagliata. Evitato. Guardate quant'era la probabilità di colpo di Alm. Questo è uno dei grossi problemi di questo gioco. Tra i tanti, è il fatto che non, unità che non colpiscono, unità che colpiscono con basse probabilità, cioè è una cosa molto folle. Inoltre, come vedete, non è presente la barra di critico, c'è una percentuale di critico visibile se non erro. Quindi, gente può fare critici a caso, a sorpresa. E non ci sono animazioni di critico, quindi non lo capisci finché non vediamo quanti te ne danno. Cioè, no, c'è un'unica animazione, ma è sempre Alm. Detto questo, bravo Robin, sei toppi. Ok, c'è anche questo concetto di esperienza di gruppo, che praticamente tutto il gruppo, talvolta quando combatti, tutto il gruppo guadagna un pochino di esperienza dal combattimento. Allora, detto questo, allora, questo è Grey è già a livello 5, quindi non è che non mi ci preme troppo farlo combattere. Allora, così come non potete vedere più o meno una stima di quanti danni farete, dovreste in teoria calcolarveli da voi, che è un po' una palla. Allora, Luca prova a combattere contro questo. Per il momento sto andando abbastanza un po' senza. So che queste mappe in sé sono particolarmente facili, eccetera, quindi sto andando un po' a casaccio, ammetto. Ma da queste mappe vorrei più che altro ottenere abbastanza esperienza, dare abbastanza, più che altro esperienza alle unità di cui ne hanno bisogno il prima possibile. Il motivo è che, come ho detto prima, gli abitanti del villaggio, per certi versi, sono è come dire un baby Pokémon o un super trainee, oppure le classi di Splatoon, come Amelie, eccetera. Insomma, sono unità che hanno. Sono. Sì, mi viene da fare l'esempio con baby Pokémon, insomma. Per cui vorrei portarli il prima possibile allo stato di come base, diciamo. Ok, allora. Io vogliate che fosse. Allora. 7, dunque. Robin può far fuori questo abitante del questo bandito, non avrò problemi, credo. Bravo, che schivato, scolpisce bene. Non sono abituata a tutta questa quantità di esperienza. Ne guadagna meno, probabilmente loro ne guadagnano abbastanza essendo perché sono appunto abitanti di viaggio. Bene, ecco, non lo fa fuori, allora sta. Qui diventa proprio perché l'intelligenza artificiale dentro i nemici è un po' bizzarra mediamente. Cioè, se ad esempio c'è un Buonanotte! nemico. Bravo, Lucas. Bravo. Ok, allora. Cliff si occupa di costui, direi. Are. Bene. Robin si può occupare. In questo gioco non c'è la possibilità, diciamo, di non portarsi dietro qualcuno, cioè se non volete qualcuno in squadra, l'unico modo è farlo morire, che non è proprio la migliore opzione. Non è comunque la migliore opzione, quindi per me almeno.
quindi comunque sia, anche se un'età mediocre, portate delle cure. Ok, e vado. Oh, ho aumentato di abilità, wow. Non mi può essere promosso ora, sì, esatto. Gli abitanti del villaggio promuovono a livello 3, per questo voglio portare a livello 3. Intanto c'è già arrivato Robin, Grey è già 5 minuti in mente, voglio portarci anche Cliff. E poi dopo fare tutti promuovere. Perché in questo gioco veramente la classe promossa ha un boost di statistiche enormi che... cioè non vale la pena aspettare per la promozione di questo gioco, perché comunque sia quando promuovi praticamente le tue statistiche diventano automaticamente quelle basi più o meno della classe successiva. Non vale la pena sprecare, diciamo, tempo a proposito. E appunto i piani di viaggio promuovono il livello 3, quindi voglio portare Cliff il primo possibile a livello 3 per farlo promuovere, diventare un mago. L'esperienza in gruppo fine è data se non era la fine di battaglia, per questo adesso vedete che c'è la freccia di fianco sia Luca che Cliff, perché stanno praticamente per salire di livello entrambi, anche grazie all'esperienza di gruppo. E niente, non confondo perché non sono abituato così ai tasti di questo emulatore. E andiamo avanti, ancora un po', eventualmente se la parte diventa troppo lunga la dividerò in più parti, come al solito. E qui abbiamo un altro manipolo di ladri. Andiamo. Ah, dopo magari faccio un'analisi della mappa che mi sono completamente dimenticata. Ok, qui siamo decisamente più sparsi. E oltre ai classici banditossi abbiamo il primo arciere. Allora, parliamo un attimo un minimo degli arcieri in questo gioco. Diversamente dai classici Fire Emblem, in questo gioco gli arcieri hanno di base un raggio da 1 a 3 caselle, che vuol dire che possono contrattaccare da vicino e possono attaccare da 3 caselle di distanza, che è una bella distanza, non è poco, il che le rende praticamente di unità molto molto forti. Se per di più hanno un arco che non è quello normale di default canonico, il raggio aumenta di default da 3 a 5, tipo 5 caselle di distanza è micidiale. Per queste ragioni gli arcieri sono molto potenti in questo gioco rispetto a molti altri giochi di Fire Emblem. Tipo, vediamo se Luca se ne può almeno occupare un minimo. Non Lucas, perché Eva ci arriva e ha abbastanza difesa per eventualmente incassare qualche colpo, ecco. E nel frattempo sale di livello, yeee, livello 3. I soldati promuovono come altre classi, non a livello 10, possono promuovere non dal livello 10 ma dal livello 7. Il perché mi è ignoto. Grey, puoi dargli un cuccio? Good job. Ok, questo qui va a attaccare. 1. Ah già, in questo gioco, a parte le schivate, ogni attacco farà sempre almeno 1 di danni, quindi anche se avete una difesa pazzesca, l'amico se vi attacca farà sempre comunque almeno 1, quindi non esiste il concetto di danno nullo, ecco. Iaco, non scappare! Allora, Robin, vabbè, sono già pronto. Dunque, tu sei quello che abbiamo chiarito prima, vero? No, abbiamo finito prima e questo, yes. Allora, dai un cuccio a questo, che magari se no, non basta per mandare che Cliff lo uccida, però magari se poi riattaccano Cliff
Però che ci penso, avrei dovuto saltare prima di iniziare la battaglia, così che se perdo qualcuno non debba rifare tutto il video. La testa, Win, la testa. Oh, ho aumentato abilità e velocità. Bravo! E testa di ottimo. Luca, chiudiamo i conti con sto arciere che qua mi inquieta. Ok. Alma. Fai capire chi comanda. Chi comanda qui. C'è la spada da parte dell'Elsa. Level up! Primo level up per Alm. Forza e difesa. Good. Bravo Alm. Così ci piace. Cioè, per un giocatore abituale di Fire Emblem potrebbero sembrare forse i level up veramente pessimi all'apparenza, ma considerando le crescite di questo gioco veramente, quando cresce più di una statistica, quando quella statistica non è capita, è buona cosa. La parte scarsa molto spesso mi crede, tipo mi saliva solo per quando si di livello tipo me. Ok, sto tizio va ad attaccare Cliff. Cliff, tieni duro. Prendi. Oh, ok, questo è abbastanza lento che mi riesce a farlo, direi. Codardo! Codardo numero 2! Ok, allora, chi vuoi messo peggio? 7, 12. Allora, la domanda è... Ah. Tu mi pare fai tipo 10, no? Però non ci arrivi a colpire a 12, basta. Ok, qui ci arrivi... Allora. Mi sto fondamentalmente utilizzando come no, no, credevo mi facessi meno, quindi se non ucciderlo. Ok. Bene, sto qui ha ridotto male, quindi Cliff, quindi questo non è un boost di creda di evasione, non più non riesco a colpirlo. E vai. E una kill. Cioè, io dico voglio farli arrivare in modo che promuovono, ma al momento non riesco ancora a promuoverli perché non sono ancora arrivato al luogo in cui vanno promossi. Sì, perché in questo gioco si promuove a unità, si promuove in un determinato modo. Forse sono andato troppo in avanti. No, vabbè. Non mi fanno niente. Quasi. Vabbè. Probabilmente al prossimo attacco, se ne livello. Ah, finiamo qua i conti. E niente, come vedete, cioè, all'epoca le mappe erano veramente spoglie. Sì, se non erro, in questo gioco comunque i boschi credo diano un boost di evasione, così come altri ostacoli. Questa è una sorta di equivalente del trono, però non è che abbia... Credo che forse sei qui sopra per ricoprire un po' di PS, che magari è utile perché in questo gioco non esiste il concetto di unguento o di elisir, non esistono. Però per inciso qui vedete dei muri, ma sono dei muri fittizi perché per inciso con un intavolante ci potete salire sopra. L'ho scoperto per caso e niente, più vuoi che sia se un Pegaso può salire o volare sopra a un muro. E niente. Sì, probabilmente l'intelligenza artificiale è programmata per cui, essendo che sono feriti, si accalcano vicino a qui dove c'è l'area di cura, il tipo levati, levati, mi devo curare!
Cioè, volendo c'è anche la modalità Sinonero Assalto, dove praticamente per un turno le unità vanno in tipo modalità automatica e vanno all'assalto folle dei nemici, ma... Per ora non è troppo consigliato. Ok, il nemicotto là si esce fuori per attaccare Grey, ma... Mi sa che non lo Sono vedo. retto! Un critico! Ok. Vabbè, ah, sei cresciuto di livello anche tu. Forza, abilità e HP. Tre statistiche. Ok, mi stupisce molto. Good. Senti, se prima kill, diamo la moda. Eh no, so. Come l'ho detto? No, aspetta, attacca due volte. Forse da un bonus di evasione. Però non ho guardato quella intera anche la barra. Vabbè, volevo darti un po' di esperienza perché sai, c'è un unista più o meno un'unità fondamentale che non dobbiamo far morire. Quindi, tanto vale che debba crescere, ma se ti comporti così, ora direi che la sarò. Aspetta, quanto vado in Italia? Tu dici, vabbè. Tanto prima non si è attaccato, quindi... Cliff, provaci tu. Ok, lo doppio. Bene, bene. Penso sì, si è curato un po' adesso a 7. Tu sei a 8. Ci proviamo. No, perché prima non ho salvato, se per caso. Non so, mi muore, non lo perdo. Non mancare. Non dico più niente. Vabbè, la barra di... Oddio, la barra di investimento di colpo è abbastanza bassa. Evidentemente Tron dà un sacco di stivata. Tanto come ti piace. Cliff è riuscito a colpirlo. Sarà lunga. Magari questa parte la velocizzo, la taglio, ok. Oh, l'hai colpito, ce l'ha fatta, ce l'hai fatta. E anche riuscito anche a scolpare. Oh, bene, ah, ok, non devo tagliare niente. Bravo. Per un pelo, dai, vabbè. Anyway, ultima cosa prima di salvare e chiudere per questo episodio, più o meno. Come vedete, questa è la mappa di gioco. Cioè, noi ci spostiamo di posto in posto sulla mappa. Qui possiamo vedere, cliccando con A, possiamo vedere preventivamente il tipo di unità che si trovano qui, quante sono, la loro potenza di base. Mentre cliccando su noi possiamo vedere la nostra potenza di base, cioè sono 5 unità, potenza 139, queste 149 sono 10 unità. Prima di andare qui però c'è questo luogo che è il tempio dei ladri, letteralmente c'è cioè un tempio in caso dei ladri, insomma. Questo è Ram, dove il viaggio da qui proviamo, e qui c'è siamo arrivati fin qui, ovvero adesso siamo nei Bosco dei ladri e nel prossimo episodio andremo qui dentro. Questo è uno dei questo e questi sono alcuni dei posti dove ci puoi tornare più volte e ogni volta ricompaiono nuovi nemici per cui qui puoi farmare esperienza. Niente, cioè il nostro obiettivo di questo capitolo del capitolo 1, che diciamo più atto 1, cioè il primo grande ma più capitolo, è arrivare fin qui, ovvero il castello di Sofia. Qui vedete che la mappa è ben più ampia di quel che sembra. E queste terre quando le visiteremo, come visiteremo? Ogni cosa a suo tempo. Qui invece abbiamo Sandforge.
insomma, un altro luogo di interesse che potremmo poi arrivare. E niente, per ora direi che salgo a un gioco. E ci vediamo alla prossima. Bye! Ciao ciao!